La trasferta di Siena per la Pistoiese era difficile, sia per il valore dell'avversario, che ha in rosa nomi importanti, sia per i possibili esiti negativi della disfatta casalinga contro l'Ancona. Invece è andata bene, Sassarini ha fatto tesoro, come aveva detto, della Batosta e ha ripresentato in campo la stessa squadra, la quale è stata capace, anche soffrendo un po', di portare via un punto prezioso. Senesi con ottima classifica, Arancione invece sempre fermi a quota 4 prima dell'inizio gara, in precaria posizione. Nei recenti precedenti a Siena abbiamo un 1-1 nel 15-16, un altro 1-1 l'anno seguente, una sconfitta per 2-0 nel 17-18, una vittoria per 3-2 nel 18-19 e un pareggio per 2-2 nell'anno 19-20, con un campionato poi sospeso per Covid. Tutto sommato non malaccio. Una Pistoiese, come detto, che è scesa in campo con la stessa formazione con cui è stata sconfitta al Melani contro l'Ancona Materica, vale a dire Pozzi, Gennari, Sabotic, Ricci, Sottini, Castellano, Santoro, Romano, Vano e Pinzauti. Nella Pistoiese sempre auto e Valiani, Crespi e Mezzoni, torna Stiepovic a disposizione, nel Siena non disponibili Bani e Caccavallo. Nessun problema per Pozzi al quarto nel parare un tentativo di Pezzella, Siena che cerca di fare la partita ma la Pistoiese non resta a guardare e Lanni, portiere locale, deve intervenire sul tiro di Vano. Rovesciata di Cardoselli con palla sul fondo al 19esimo, ancora il tiro Pezzella al 23esimo con Pozzi che respinge. Subito dopo risponde la Pistoiese con un tiro di Vano deviato in angolo. Alla mezz'ora Malle e Farkas hanno uno scontro di gioco. Al 39esimo per il Siena grossa occasione per passare vantaggio quando su palla respinta dalla difesa ospite arriva Di Santo, il cui tiro a Pozzi ferma esce di pochissimo al lato. Finale di tempo a tinte senesi con Pozzi decisivo più volte nel mantenere la porta inviolata. Al 43esimo su colpo di testa di Paloschi prima e poi su successivo intervento di Acquadro. Sempre Pozzi attento al centro dei pali e francamente decisivo in questi frangenti. Nel recupero al 46esimo ancora Pozzi para su Paloschi, un bel primo tempo. Siena in avanti inizio ripresa con tentativi di Varela e Paloschi e quest'ultimo con un tiro che finisce sull'esterno a rete. All'ottavo nella Pistoiese entrano Ubaldi e Martina per Pinzauti e Santoro. Resta in 10 la Pistoiese al 15esimo per l'espulsione di Ricci che ha trattenuto Varela lanciatosi a rete, un giallo anche per Vano per proteste. L'arbitro ha considerato l'azione come possibile chiara occasione da rete. La Pistoiese si salva al 25esimo, Guberti è entrato da poco al posto di Varela con un tiro da poco dentro l'area, supera Pozzi ma la palla sbatte sulla traversa. Girardino aveva anche provveduto all'ingresso di Carlson e Bianchi per Paloschi e Pezzella cambiando tutti gli attaccanti. 9 minuti dopo la risposta di Sassarini con 3 cambi, Tempesti, Moretti e Minardi per Castellano, Romano e Mal. Ma la Pistoiese regge bene anche in 10 e nulla cambia fino al 95esimo, tanto è durata la gara. La sfida quindi tra le due fra le ripescate, in piena estate è dunque finita sullo 0-0 e un bel punto per la Pistoiese che è chiamata ora a due impegni molto importanti e indicativi. Il Teramo al Melani sabato prossimo alle 17.30 con possibilità di sorpasso in classifica in caso di vittoria e poi al Dei Marmi di Carrara per un altro derby. È il momento di abbandonare le secche della classifica. Ricordiamo che il bottino di 5 punti in 7 gare rappresenta il minimo da quando gli arancioni sono tornati tra i professionisti. Venne ottenuto anche da Indiani nell'anno 18-19 e gli costò la panchina a favore di Asta, anche se in quel caso, a dire il vero, le partite al Melani furono 4 invece delle 3 disputate finora quest'anno.